Però uno svarione invece che secondo me c'è stato, almeno personalmente, è il fatto che un'azienda del genere sia entrata nell'S&P 500. Ma a me sembra un po' un controsenso. Cioè, un'azienda che non ha mai fatto utili, tu come la vedi? Perché non è l'unica, allora, tra l'altro, non è l'unica. Sì. Allora, questo, partiamo dalla notizia, perché da lì voglio avere un piccolo scambio con te in merito ad un argomento che io sono un forte fautore di questo argomento, in merito alla validità dell'S&P 500 come benchmark di riferimento globale, ne parliamo. Uh-huh. Allora, praticamente qual è la notizia? Uber è entrerà a fine anno all'interno dell'S&P 500, prendendo il posto di alcune piccole aziende, in quanto rispettante dei requisiti, e quindi ha fatto richiesta e è stata accettata. Quali erano i requisiti? Un registro di utile netto pari a 221 milioni di dollari su un fatturato di 9,29 miliardi, grosso modo nel terzo trimestre. Ultimi 4 mesi ci sono stati dei profitti per oltre 1 miliardo di dollari, in generale. Capitalizzazione di mercato di circa 118 miliardi di dollari, e il che va a superare di fatto quelli che sono i requisiti della S&P 500 per poter entrare. Quindi in realtà noi stiamo parlando semplicemente, dobbiamo ripartire da lì, che cos'è l'S&P 500? È un indice, è un paniere, di per sé non ha un valore, non indica una nazione, viene utilizzato dalla maggior parte degli investitori, me compreso, anche come uno dei grandi parametri per vedere come stanno andando le aziende, le economie, in questo caso l'economia americana, ma di fatto stiamo parlando semplicemente di un paniere di aziende che, seguendo delle regole ben delineate, ben strutturate, fanno riferimento a quello che succede, alcune aziende entrano, alcune aziende escono. Mm-hmm. Il che mi dà là per dire se l'S&P 500 sia il benchmark di riferimento che tutti quanti utilizzano. Prima lascio parlare te, Pasquale, facciamo così, e poi dopo dico anche la mia, perché sono molto curioso sinceramente di sapere che cosa ne pensi. Allora, io in linea di massima non uso quel benchmark, perché in base al portafoglio che ognuno ha dovrebbe utilizzare il proprio benchmark. Se la maggior parte delle aziende del tuo portafoglio sono americane, a quel punto ha senso utilizzare l'S&P 500. Se io investo solo in Italia, paragonarlo all'S&P 500 non ha senso, perché bisognerebbe appunto paragonarlo a un paniere di aziende che seguono il mercato italiano. In linea di massima però viene utilizzato, e anch'io lo utilizzo come punto di riferimento per capire un attimino i rendimenti in ambito mondiale, visto che l'S&P 500 pesa sull'MSCI World per più del 65-70%, come si va a evolvere l'economia mondiale. Diciamo che è un po' anche un imbroglio, se così si può dire, perché le prime 10 aziende poi alla fine vanno un po' a creare quello che è rendimento. Togliendo le prime 10, alla fine non è che il rendimento dell'S&P 500 sia così eccezionale. Correggimi tu, visto che sei un consulente finanziario. No, allora, in realtà, anzi, la cosa fa sempre molto sorridere. Anzi, io ho ricevuto un mesetto fa proprio un cliente che mi ha chiesto di mettere un attimino a paragone l'S&P rispetto al portafoglio, e le avevo fatto una lunga chiacchierata proprio in merito all'argomento. Come vedi, l'S&P, questo è uno dei tanti casi, delle tante riprove del fatto che l'S&P, per quanto indice importante, di fatto non sia altro che un paniere. Nessuno ci può dire che quello abbia più validità del Dow Jones oppure del Nasdaq o di altri indici, perché rispettano alcuni più o meno requisiti. Come sempre, il principio, quello che correttamente hai detto, del fatto che poche aziende pesano per la stragrande maggioranza del portafoglio, Apple è proprio il capostipite, ma non solo, abbiamo Berkshire stessa, abbiamo Nvidia, Microsoft, ne abbiamo di quelle aziende, Tesla, le grandi aziende che pesano sull'intero portafoglio, Alphabet. E quindi è anche molto settorializzato verso un determinato settore, non rappresenta quella che è l'economia globale. Certo è che però si può fare un ragionamento secondario ulteriore rispetto a quello che dici tu, perché sono assolutamente d'accordo. Il ragionamento secondario è: hai ragione, io posso prendere atto del fatto che l'S&P 500 non è un indice ben distribuito che bilancia, paradossalmente neanche l'MSCI World, perché vabbè, non entriamo anche su quell'argomento, che ci sarebbe un video intero di cui magari facciamo un video a parte su quello, sì. Facciamo un video a parte, perché anche su questo c'è da fare uno specifico argomento.
sui pesi che ci sono all'interno. Comunque, c'è da dire anche però che la maggior parte degli investitori lo utilizzano, e quindi quando la maggior parte degli investitori lo utilizzano, non considerarlo ci pone rispetto a ci pone in difetto, perché la maggior parte dei capitali si trovano all'interno di determinati indici, come sappiamo perfettamente, e questo va a muovere l'economia e può muovere soprattutto la finanza. Quindi c'è questo doppio peso. Consiglio personale che posso dare a chi ci ascolta, sinceramente, è di controllare se effettivamente il benchmark corretto sia l'S&P 500, anche perché dico una cosa, a differenza di alcuni altri indici, come ad esempio l'Eurostoxx 50 oppure i vari singoli emergenti, l'S&P 500 è uno di quegli indici che difficilmente una gestione attiva riesce a battere. Ma è estremamente complesso, io lo so perché li studio, a differenza di altri panieri dove una gestione attiva può fare meglio, ma per una questione di pesi, come detto, cioè se Apple pesa da sola per il 7, 8, 9, 10, 11, 12%, da sola può fare dei risorti che una gestione attiva che non contiene magari Apple all'interno del portafoglio per tutta una serie di motivazioni, non entriamo nel merito, difficilmente riesce a fare come performance. E questo era un argomento assolutamente che ci tengo a rimarcare assolutamente, ricordando che siamo concentrati su poche aziende e su un singolo settore. Quindi occhio, attenzione. D'altra parte, tutti i soldi sull'S&P 500, bisogna fare delle classiche distinzioni, no? Detto questo, secondo te un'azienda come Uber si merita questo ingresso, diciamo, pensando al futuro di quello che potrebbe essere l'azienda? Allora, se mettiamola così, io non ho grandi simpatie per Uber, come del resto per quasi nessuna azienda. Difficilmente uno guarda il business model. Entrare nelle top 500 aziende percepite, ok? Diciamo che non ha. Se non fosse entrata, nessuno ci sarebbe rimasto male. Ecco, facciamo così. Per quanto non siano le 500 aziende più importanti d'America, spesso vengono affiancate come le 500 aziende più importanti d'America, e entrare lì dentro fa perdere anche un po', dà una netta riprova del fatto che l'S&P 500 non sia questo benchmark perfetto. Ecco, un ennesimo colpo verso i fautori del fatto che l'S&P non sia il benchmark perfetto allo stato attuale delle cose. Poi, attenzione, quello che succede oggi con Uber non necessariamente non sarà domani. Di fatto Uber ha fatto quello che doveva fare, nulla di, ha rispettato i requisiti, ha fatto la richiesta e è È stato stata accettato. accettata la richiesta di entrare. Quindi da lì che puoi fare? Però sì, sono d'accordo con te che diciamo non è stata una scelta al top da un punto di vista di merito, ecco, facciamo così. Tu che ne pensi? No, no, anche io, cioè, io mi sono stupito molto fortemente quando ho visto l'aggiunta di questa azienda, anche perché, insomma, non mi sembra una di quelle aziende che ricorderemo nel tempo un po' come le varie Apple o Microsoft, insomma, però potrei essere smentito, diciamo, non prevedendo il futuro. Beh, assolutamente, ma giusto per farti capire, scusa Pasquale, poi la chiudiamo, ma anche le grandi salite che abbiamo dei mercati, grandissima parte dell'S&P 500 da un anno a questa parte Nvidia, poco prima Tesla, insomma abbiamo queste grandi aziende che fanno il loro ingresso scenico e le vedremo fra 50 anni, non lo sappiamo, vediamo un attimino come andrà. Certo, ovviamente non sono da buttare, ci mancherebbe altro, però No, per comunque carità. hanno comunque una storia ben diversa rispetto a grandi colossi, a dei grandi colossi aziendali. Questo sì, assolutamente. Va bene. L'unica cosa, prima di passare al prossimo argomento, salutiamo a Melissa che dice buongiorno al gatto alla volpe. Alla volpe siete troppo forti. Grazie, Vorrei dire che Melissa. assomiglia a gatto, penso di sembrare più io la Ma io volpe. sono il gatto perché vedi che c'è sta cosa. Ogni mese devo tagliare con la mietitrebbia.